cazzo mai? Ciao Jacopo, buongiorno. Tutto ok? C'è tutti i pacchini a tribuna col Covid qua. Andiamo, dai. Vabbè. Poi le toppe 2 sono sempre un po' più grandi di quelle normali perché c'è sempre sti cazzo dei paletti. E le toppe sono più grandi. Bianconeri contro rossi, mi sembra che va bene. Tu se gioca? Stadio Neutro. Cicero Pompeo. Guardateci i nomi seri a sti stadi, ma che è? Stavo a leggere un attimo velocemente, che stavo pure a rispondere veramente, poi però mi ha mandato la formazione. E per quanto riguarda le qualificazioni mondiali, doppi paletti non hanno complicato le cose. Ah, sì, infatti mi aspettavo un centrocampo abbastanza strano, però ho visto che c'è stava gente sufficientemente affidabile. E dico, io l'apprezzo tutto il lavoro, la cosa che hai fatto, perché comunque non ci aveva pensato mai nessuno a fare gironi all'Atleti. Però de base c'è sta una cosa, Jacopo, che bisogna, devo, imperativo, evita che il mondiale sia giocato senza troppe big. Quindi che Costa Rica mi elimina il Brasile, non me va bene, ci sono delle squadre che ti piace o non ti piace, è così, che ci saranno sempre mondiali, come nella realtà. Possono mancare una volta, poi magari perché ce l'è tipo l'Italia che De Davide, che scegliamo noi, e allora la Croazia dovrà di Francesco. Però fondamentalmente quelle 10-15 squadre. 15 no, una decina, le più forti, quelle ci saranno sempre, quindi se si riesce a fare un modo per sorteggiare, far qualificare altre, vabbè. E no, tu guarda il girone dell'Udinese della Lega dei Leoni, della Lega dei Leoni che stiamo a giocare adesso. Cioè l'Udinese è arrivata prima, Real Madrid è uscito, è arrivato terzo, capito? Questo è Davida. Da evitare, perché se sta cosa succede in un girone, e vabbè, se sta cosa te la fa in 4-5 gironi e tu vai a fare un mondiale senza 4-5 nazionali più forti, che magari hanno pure vinto i mondiali precedenti, insomma, capito? Quindi se si riesce a evitare sta cosa e dà delle qualificazioni di diritto alle squadre più forti, sorteggiamo cose varie, applicazioni, gironi paralleli mi piacciono, come idea mi piace. Anche se poi comunque mi sembra che ci costringe pure a noi a fare gironi da 4, poi io non devo rileggere perché ho letto velocemente. Mi pare di capire giusto, ci obbligherebbe pure a noi a fare. Oh, qua c'è le tattiche, portare ma vuoi a fare gironi da 4. Che non è che mi salta proprio fare gironi da 4 per le qualificazioni, però diciamo, mo non so se lui permette di fare gironi pure più grandi. Mi sa di no, mi sa che il massimo su da 4, forse da 6. Da 6 non li fa passo vogliono il gioco. Comunque de base ci sta quello, che non può essere un mondiale con troppe big assenti, no, come nella realtà poi. Non si può correre questo rischio. Quindi se queste qualificazioni le fanno le altre squadre e le big comunque vanno di diritto, mi sta pure bene.
però se troppe big rischiano di rimanere fuori perché la CPU gli gira così, non sta più bene. Ma non dovrebbe star bene a nessuno, perché comunque penso che nessuno vuole il mondiale dove non c'è sta il Brasile, la Germania, la Francia e tutto il resto. Penso che dovrebbe essere solo un problema mio, il mondiale con troppi assenti, a parte non si è mai visto, poi comunque è una merda, è male, capito? E allora guarda, dico, forse è pure più affidabile un'app, se come stava andando a fare quella volta con Excel, che cazzo era, dico, dava delle percentuali, almeno dico la percentuale, CPU è proprio veramente un salto nel buio, capito? Cioè, basta guardare, Real Madrid Udinese 1-4, Udinese passa come prima e Real Madrid era a casa, basta guardare quello, insomma, per rendere conto. Comunque la CPU non è che fa sconti, chiappa e fa. Comunque vabbè, mi concentriamo in questa cazzo di partita, è importante, quarto di finale della Lions League. Io e Bayern, io a questi ho fatto su 1-0 e poi tu non hai visto la partita mia, vero? Ronaldo? Praticamente l'ho detto, praticamente i giocatori miei, nonostante la vittoria, la qualificazione a fine partita erano disperati. Porca troia. Oh, punizione! Guarda, non abbatte veloce, non abbatte veloce, non abbatte veloce. Oh. Guarda che bella punizione, quasi sulla linea. Sulla linea sarebbe rigore, eh. Vediamo un po'. Paolino Dybala. No. La palla era passata, Neuer l'ha riuscita a toccare e mandare sulla traversa. Comunque, ya, quando c'hai tempo, insomma, iniziamo pure a dare convocazioni. Io penso sta lega oggi la finiva, se tu ci stai, anche perché Luca ha perso uscire, sono rimasti io e te, quindi oggi massimo domani comunque la finiva. Iniziamo subito ai mondiali, sarebbe male. Mi mancano le convocazioni tue, De Simone e le mie, no? Io ci metto 5 secondi. Te poi conoscendo te mi pare, penso di confermi pure tutto il blocco più o meno. Eccolo il gol di Dybala, era troppo vicina quella. Eccolo il gol di Dybala, era troppo vicina quella punizione. 1-0, sono le stesse, sì, immaginavo. Quindi confermo quelle, eh. Perché poi quando vado a preparare il torneo, chiaramente lo devo preparare con le squadre già, non posso cambiare con i giocatori durante il torneo, non mi fa più cambiare, giustamente. Bene, chi becchi sotto se passi? Io ormai siamo rimasti un po' lì, eh. Chi c'è? Manchester City, Barcellona, vabbè. Ah, non è che se beccavo un finale, io te. Pure lunghissima strada, eh. Io pure c'ho una partitaccia, Paris Saint-Germain, figurati. Intanto c'è una munizione di Bayern Monaco pericolosa, no? Fallo di Mario lì. Deviata, meno male, mi era sporcata la barriera. Palla carica fra le mani di Scelzi. Ma scusami, da te fa sta proprio male sta cosa di come sono stati fatti i mondiali nuovi, cioè ti crea proprio disagio. Che cazzo c'è che non va, porca troia? Cioè
Cioè, perché poi partecipare per forza tutte e 96 le nazionali, no? Carrelli, perché ci sta un motivo. Dimmi se dai, parliamo di... A parte che c'è il Covid in panchina, però... Sono ben tranquillo che non sta che fa, l'ha ricontinuato oggi, no? Oh, inizio, non la batte subito, non la batte subito. Mannaggia, chi da campa. La stava a batte subito pure quella di prima. Dal limite. Qua l'ha sbagliato. Ah, sì, questa è la partita delle punizioni. È la quarta punizione dal limite. 3 per la Juve, 1 del Bayern Monaco. Madonna, bella, bella azione. Inserimento di Douglas Costa visto da... Cazzo è quello? Matuidi. Aveva fottuto tutti, eh. Peccato che il tiro al volo è finito fuori. Bayern sta a fare un po' insistente. Niente, Luca ha preso un gol a 5 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, incredibile. Ha perso 3-2, ha preso un gol Bailey, difensore centrale del Manchester United, stava proprio da solo tranquillamente. Praticamente la Fiorentina ha giocato con tutta la partita con 5 con l'atteggiamento a palla a 5. Quindi c'era sto cazzo Milenkovic, difensore centrale loro, che stava sempre a fare centravanti. È andato in pressione, in pressing su Bailey, che stava, ti assicuro, stava in vantaggio di 5 giorni. Praticamente Bailey si doveva allargare, girare sull'esterno e ricominciare l'azione, o rinvia, quello che cazzo è. È andato verso l'interno, ha perso palla, Milenkovic gli ha tolto la palla, non sa, non sa un po', è uscito così. Ecco questo.
Però passa la cura a un certo punto. Bravo, però. E poi la perdi. Sesimo, 71-0, io abbastanza in controllo. Adesso cross i Ramsey, non ci arriva Ronaldo, fallo laterale per la Juve. Se non riesce a passare, non si Alessandro, intanto si è drogato. Caro, che noia. Io batterei corto, però si intende. Pensa quanti falli a sta partita. Da questo proprio. Quattro minuti e mezzo di recupero, dividono la Juventus dalle semifinali. Vediamo, Bayern Monaco ci prova con una delle ultime azioni, forse l'ultima che svanisce ora. Torna in possesso di palla la Juve, che prova a buttare via, attenzione. Kimmich, Lewandowski, anticipato sempre presente Chiellini, 80esimo, Davis, vede un faccio per come lo serve, riesce a prendere il pallone in campo, il primo palo messo fuori, ultimo assalto al Bayern Monaco con questo palo laterale, 89esimo, 41 secondi, intanto entra anche Boateng a fare il centravanti, credo, anzi no, batte il palo laterale. Via, fate cazzate, bravo, che via. Finisce qua il gol di Dybala su calcio di punizione al 35esimo minuto, è quello che decide questo quarto di finale, il primo dei quarti di finale. Passa la Juve, va a casa il Bayern Monaco, ennesimo fallimento per la squadra tedesca, non ha mai vinto un calcio. Un po' d'azione, oh guarda Dybala, Neuer attraversa, cioè è assurdo come questo è il gol, come ogni calcio di punizione praticamente salta tutta la barriera ma non salta mai quello dove passa il pallone. Boh, vabbè, io parlo di quelli da vicino, questo cade via dalla barriera, meno male. Quando ha gol comunque il problema è quello, cioè il difetto diciamo è quello, non salta, non salta l'uomo della barriera dove passa il pallone. È successo prima con Bonaventura con la Fiorentina. Quattro tiri a uno, dai, diciamo la Juve non è che ha fatto sta mega partita, però ha meritato e vince. È bene così. Andiamo a vedere chi becchi in semifinale, se il Barcellona o il, chi era? Barcellona o Manchester City, va. Andiamo a vedere, curiosiamo.
Barcellona ha battuto il Manchester City 1-0, quindi sarà Juve e Barcellona la prima semifinale. Mentre chi vince fra Borussia e Paris Saint-Germain beccherà il Liverpool, che ha fatto, ha vinto 4-3 con la Fiorentina, insomma. Tutte squadre forti. Vabbè, Jacopo, sai, ti dico, io mi gioco subito la partita mia e poi vediamo un attimo se, com'è la situazione, vediamo riuscire avanti. Comunque stamattina fa almeno la semifinale, vediamo un po' solo 10 e mezzo, dai, vai, ce la facciamo, ce la facciamo. Vabbè, dai, mi gioco la mia.